Ma al di là delle facili polemiche, vedo qualcosa muoversi nelle là sotto, vedi. Oh, cioè, eccolo apparsa, qua, Maxim, ci lo sentiamo. È apparsa un'altra persona, aspetta, dai tempo alla regia di fare le sue cose, che giustamente ci vuole tempo. Nel frattempo noi ci cuffiamo piano. Ci cuffiamo e andiamo, intanto sentiamo se lo sento. Maxim, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Maxim, come stai? Benvenuto. Benvenuto. Io bene, grazie, voi? Bene. Parlavamo della grande impresa del rugby, proprio per introdurre, no, poi quello che è il discorso con te, immagino, insomma, il fomento di sabato. Oh, 7 anni che si aspettava questa vittoria, che sembrava quasi insperata nelle Sei Nazioni, è arrivata finalmente con una grande prestazione, quindi siamo contenti e speriamo che sia, diciamo, l'inizio di un altro tipo di andamento, di percorso. Esatto, infatti proprio di questo un po' parlavamo, no? Si è parlato un po' di quasi una possibile rivoluzione, un preludio a qualcosa. Secondo te lo è un preludio a un grande cambiamento? O è troppo presto, diciamo, sono entusiasmi troppo ancora nel breve termine, insomma, dati proprio dalla brevità, dall'euforia iniziale, non mi veniva. Beh, sicuramente anche per scaramanzia non vorrei dire niente, però sicuramente mi piacerebbe portare questo entusiasmo che la squadra si sta trascinando da sabato, e diciamo che noi entriamo in campo sempre per cercare di vincere, quindi quando il risultato non arriva, purtroppo sia noi che i nostri familiari, che i tifosi sono delusi, ma il nostro scopo è quello di portare a casa la partita, quindi cerchiamo sempre di dare il massimo di noi. E, come ti dico, no, non voglio esprimermi ulteriormente perché sono abbastanza scaramantico, quindi cerco di guardare al futuro con positività, sono contento e dico solo questo, guarda. Sì, no, certo, però effettivamente, come dici tu, alla fine uno dà il massimo, ma a volte il massimo non basta. 7 anni di sconfitte, 36 una dietro l'altra, che cos'è che non andava secondo te? Che cos'è che non è andato, che magari ancora non va? Perché appunto, come abbiamo detto, ora c'è questo grande entusiasmo e magari fosse un nuovo corso, però è presto per dirlo. Ma in 7 anni di questi risultati, diciamo, negativi, da cosa sono dovuti? Cos'è che non funziona secondo te? Beh, ma purtroppo diciamo che il rugby è nato in Italia, sicuramente si è sviluppato molto, molto dopo. Se fai che è nato nel 1823 nella cittadina di rugby in Inghilterra e si è sviluppato in Italia. L'Italia è entrata in quello che allora era 5 Nazioni nel 2000. Molte cose che la gente non sanno, purtroppo, è che per costruire dei risultati ci vuole tempo. La Francia, che tra l'altro ha vinto appena le Sei Nazioni, prima di vincere il suo primo Sei Nazioni ha impiegato più di 40 anni. L'Italia è entrata nelle Sei Nazioni da 20, quindi diciamo che ci vuole pazienza. Ma siamo a metà strada ancora. Siamo a metà strada, ma speriamo arrivare. Però il fatto è che è una questione di cultura. Se apri il qualsiasi giornale, anche la Gazzetta dello Sport, purtroppo le pagine, la maggior parte delle pagine sono dedicate al calcio, che è lo sport principale, ma anche alle serie minori e gli altri sport in questo ne deficitano. Anche quando ci sono grandissime imprese vengono, diciamo, sensibilizzate, sì, ma non come una notizia di calcio mercato dell'ultimo colpo. Quindi è una questione di cultura e diciamo che il rugby è sulla giusta strada. Negli ultimi 20 anni è cresciuto in modo esponenziale. Io quando ho iniziato a giocare all'età di 8 anni avevamo difficoltà solo a costruire una squadra di bambini, dovevamo chiedere giocatori a volte dalle altre squadre. Adesso la mia stessa società dove sono cresciuto ha 2-3 squadre per ogni categoria, quindi sicuramente c'è prospetti, nuovi giocatori, nuova
diciamo più scelta tra i giocatori per arrivare poi in nazionale, più competitività, e la competizione aumenta tutto il livello. Beh, sicuramente se un'impresa del genere l'avesse fatta l'Italia, la nazionale di calcio, il clamore sarebbe stato diverso. Ma si parlava di una possibile, forse ancora molto remota, possibilità di una possibile esclusione dell'Italia dal Sei Nazioni proprio per questi risultati. Quanto era concreta secondo te questa ipotesi? Guarda, e quanto che conta l'Italia... anche questa vittoria al fine di affinché questo non accada, non accadrà, chissà. Che l'Italia debba uscire dalle nazioni si sente, penso sia una voce che si senta da almeno 6-7 anni. Sono dicerie, non c'è mai stato nulla di concreto. Ovviamente anche il Sudafrica, che ha messo dall'anno scorso 4 squadre nel nostro campionato, che è l'United, che comprende squadre oltre a noi, le Zebre di Parma, la Benetton Treviso, anche squadre irlandesi, gallesi e scozzesi. Quindi diciamo che ha voluto cercare di mettere il suo imprinting nell'emisfero boreale, e c'è questa minaccia che dicono voglia entrare nel Sei Nazioni al posto dell'Italia. Però ci sono due punti di vista, secondo me. Il primo è che comunque sarà brutto bello da dire, ma per uno spettatore a Roma, visitare la città per vedere la partita comunque è tutto un altro effetto, cioè fa tutto un altro effetto rispetto a altre possibili città. E poi il fatto è che il tifo italiano, l'orgoglio, la passione che mettono gli italiani in campo si è sempre contraddistinta, e penso che questa vittoria sicuramente possa servire molto per placare un po' gli animi e cercare di darci una possibilità, anche perché molte delle partite che abbiamo perso ultimamente sono arrivate dopo grandissime prestazioni, dove siamo stati in vantaggio fino a 60esimo, 65esimo, poi gli ultimi 15 minuti, gli ultimi 20 minuti, purtroppo la squadra avversaria ha preso il sopravvento, però abbiamo dimostrato di potercela giocare, poter competere a questo livello. Esatto, perché poi alla fine, come direbbe Bonolis, mi fa ridere questa cosa, zitta zitta, guacchia guacchia, l'Italia comunque gioca il rugby dei campioni, effettivamente. E quindi ecco, tu dai anche un merito alla passione e passionalità che c'è proprio in Italia, quindi nei giocatori come nei tifosi, nel vivere uno sport anche se non è lo sport nazional popolare. Esattamente, per me guarda, io sono di parte, per me il rugby ha letteralmente salvato la vita, perché sono cresciuto in un quartiere di Milano abbastanza difficile, dove potevi veramente prendere strade negative all'ordine del giorno, e grazie a mia madre, al rugby, ho avuto la possibilità di avere questa chance di crearmi un lavoro, e veramente è stato sia un colpo di fortuna che comunque un cammino che mi sono costruito, e sono sempre entrato in campo cercando di dare il massimo, e come me i miei compagni li ho sempre visti nello spogliatoio, la concentrazione per partita, cioè nei loro occhi si vedeva proprio che c'era voglia di vincere. Poi i risultati non arrivavano, ma in campo cercavano di dare sempre il massimo che potevano. Ecco, ci ha parlato un po' di te, prima ci hai accennato che hai iniziato all'età di 8 anni, adesso ci hai accennato che insomma ti ha salvato la vita perché sei cresciuto, nato comunque in un quartiere difficile, e insomma è vero che lo sport ha un ruolo fondamentale anche proprio nel canalizzare, no? Appunto la vita di un giovane, magari se nasce in un quartiere più periferico, più difficile. Come è nata questa passione? Perché il rugby? Cosa ti ha fatto innamorare? Cosa ti ha portato a giocare al rugby? Come è iniziato? Ho iniziato appunto all'età di 8 anni, perché ero passato da una scuola privata a una pubblica,
in questa nuova classe, in terza elementare, c'erano questi due allora bambini che giocavano a rugby, mi hanno visto un po' piazzato, hanno detto dai, vieni a provare. Io fino allora avevo provato il calcio, per il quale non ero portato, anche se adesso potrei essere un gran difensore centrale, sinceramente. E poi avevo provato nuoto, basket, altri sport, non avevo trovato ancora il mio. E entrando in un campo da rugby, diciamo che è stato quasi un amore a prima vista. Quindi, diciamo, tutti i valori che trasmetteva e si potevano sentire sul campo già dall'inizio. Quindi tutto il fatto della coesione, del sostegno, perché non potevi risolvere tutta la partita da solo, ma avevi bisogno del supporto dei tuoi compagni. Io ero un bambino abbastanza socievole, quindi cercavo nei compagni un vero e proprio sostegno, e diciamo che questo valore è riuscito a trasmettersi anche nella mia vita, quindi di questo sono contento. E poi il rispetto, che da noi è alla base, anche perché ti faccio soltanto un esempio: nel rugby solo l'arbitro può parlare con solo il capitano può parlare con l'arbitro, nessun altro giocatore. A livelli amatoriali diciamo che si perde dopo il primo richiamo, si perde il terreno di 10 metri, e dopo il secondo, a livelli professionistici, si prende un cartellino giallo. Il cartellino giallo da noi vuol dire uscire dal terreno di gioco per 10 minuti. E tu pensa, i tuoi compagni che devono attaccare, ma soprattutto difendere, che è la parte difficile, più difficile, con un uomo in meno, perché tu ti sei lamentato con l'arbitro, alla fine non lo fa nessuno. Quindi è una sorta di rispetto che viene propagato per i propri compagni, per l'avversario, e appunto anche per quest'arbitro, che dentro al campo è un arbitro, ma soprattutto nella fase adolescenziale, quando stai crescendo, quando ti stai formando, che vai a scuola, che incontri persone, sei un adolescente, ti senti padrone del mondo, pensi di avere sempre ragione. Questa figura invece può, questo rispetto soprattutto verso questa figura, può aiutarti a gestire una situazione con un professore a scuola non rispondendogli male, o con un controllore sugli autobus, o con qualsiasi figura con un po' più di autorità rispetto a noi. Quindi diciamo che è un valore del quale sono fiero. Questa, guarda, è una domanda che mi hai anticipato, raccontando hai anticipato una domanda, una curiosità che avevo, perché tu hai parlato, per esempio, di l'altro valore era anche la coesione, no? Però sai, forse la coesione alla fine appartiene, per fortuna, insomma, a qualunque sport di squadra. E invece avrei proprio voluto chiederti cos'è che distingue un po' il rugby, cosa in più il rugby quando si parla proprio di valori umani. E forse questo del rispetto, penso che, insomma, potrai confermarmelo da come ne hai parlato, forse lo distingue dagli altri proprio per questa sorta, se ho capito bene, di gerarchia, no? Volevi intendere, quindi impara a rispettare le gerarchie, che poi soltanto che nella vita ce le abbiamo e ce le avremo sempre. Esattamente, impara a rispettare, soprattutto a rispettare le regole. Però anche per continuare questo punto, una cosa che distingue secondo me il rugby dal calcio, ma al quale io sono legato perché io sono un milanista sfegatato, quindi cioè non ne parliamo neanche. Però appunto, come ti dicevo prima, quando avviene un fallo, ok, nel rugby solo l'arbitro e solo il capitano può rapportarsi con l'arbitro, ok, quindi l'altro giocatore comunque deve ascoltare l'arbitro, non può rispondere, altrimenti, come ti dicevo, perdi 10 metri di territorio, oppure viene mandato fuori per 10 minuti. Purtroppo nel calcio questo non si ripete, perché molte delle volte che guardiamo le partite di calcio e abbiano un fallo, purtroppo i giocatori inveiscono contro l'arbitro, vanno lì faccia a faccia, a volte sono usciti notizie di insulti, di spintoni, e tu prova a pensare tutti quei bambini che vedono il proprio idolo intervenire così verso questa figura, poi si sentono ritenuti a portarlo sul campo. Questa è una delle uniche cose che recrimino al calcio, perché secondo me questa parte è di cattivo esempio, però per il resto tutti gli sport in qualche modo riescono a trasmetterti qualcosa di che ti puoi portare dentro. Il fatto è che da noi dopo
dopo gli 80 minuti di battaglia, diciamo che la guerra finisce, che il famoso terzo tempo del quale si parla, diciamo una tradizione che nasce da bambino, ti porti da bambino, ti insegnano da bambino, ma te lo porti anche a livelli alti, quindi anche ad alti livelli, anche se c'è una, diciamo, una posta in palio più alta, ma ogni volta che finisce una partita, che tu abbia vinto, che tu abbia perso, rispetti sempre l'avversario. Beh, questo è molto bello. Torniamo quindi alla fine nel valore del rispetto, che effettivamente forse disciplina di più rispetto ad altri sport e sicuramente molto di più rispetto al calcio, che appunto è bello, non per, come dire, sminuirlo, però l'esempio che hai fatto, ecco, è molto pregnante, quello dell'arbitro. Prima hai detto una cosa, hai parlato, insomma, quando raccontavi di te, hai detto, sai, perché ero un po' piazzato, quindi hanno capito che avevo le caratteristiche giuste, ci ho provato, alla fine poi, insomma, ti è piaciuto questo sport ed è nata questa simbiosi. Però, per esempio, abbiamo visto adesso che Capuozzo è, Angel, diciamo, Capuozzo, prima... Sì. È mingherlino, nel senso che per le stazze usuali del rugby non è proprio, è un po' fuori la norma, possiamo dire. Ho letto 70 kg, no? Ma quanto conta questo essere piazzato? E se non lo si è, che caratteristiche bisogna avere per poter comunque giocare a rugby? Guarda, in realtà il fisico alla fine conta poco, anche perché, cioè, dipende, perché ovviamente conta in base al ruolo. Un pilone non può pesare 70 kg perché andrebbe a inficiare negativamente sull'impatto delle mischie. Un ala, un estremo, invece 70 kg può pesarli, può anche essere basso, anche perché questa, diciamo, questa convinzione della possenza fisica è stato quasi un crescendo in questi anni, così che le persone diventassero, o fossero selezionate le persone soprattutto più grosse, più possenti, ma comunque quando hai della massa muscolare addosso, questa massa muscolare ti rallenta. Quindi poi arrivano questi soggetti che sono alti 1,60 m, pesano 60 kg e ti sgattaiolano in mezzo alle gambe, come è successo appunto con Ange. Lui, essendo più piccolo degli altri, ha dimostrato il suo valore in altri modi, è riuscito a trovare il sotterfugio alla gigantezza degli altri, certo, degli altri avversari. Si è affidato a un'agilità maggiore, quindi diciamo che è un po' un luogo comune questa necessità, questa esigenza di essere enormi, o quantomeno dipende poi dal ruolo che si vuole andare a giocare. Assolutamente, poi quello che conta in campo è l'attitudine. Ci sono persone esili che hanno molta più attitudine e voglia in campo di persone più possenti, e è tutta una questione mentale. Ecco, una questione mentale, mi domando, esiste la paura nel rugby? Cioè, si ha paura in campo? Guarda, ti posso raccontare la mia esperienza personale, io ti posso dire è impossibile parlare, cioè è impossibile non parlare di paura, ma bisogna capire quale tipo di paura. La mia paura, e ne ho avuta molta, è stata quella soprattutto di sbagliare, di entrare in campo, anche perché ovviamente prima di arrivare alla partita c'è tutto un percorso psicologico che fai, perché i momenti pre-partita sono i peggiori, dove sei nervoso, dove devi cercare di concentrarti, di rilassarti, per poi riuscire a sfogarti direttamente in campo e non prima. E ovviamente pensi, studi, perché tutte le squadre studiano gli avversari, studiano i propri allenamenti, perché devi dare un certo tipo di rendimento in campo, quindi devi avere uno studio importantissimo, e ti immagini. Si chiama visione, ti immagini proprio le scene che dovrai fare in campo, le varie tecniche, le varie tattiche che dovrai mettere all'opera. Quindi io molte volte ho avuto la paura, ho detto, cavolo, ma se entro in campo e sbaglio questo e metto in difficoltà la squadra, sono
diciamo, delle domande che ti devi fare, alle quali devi rispondere sia prima, ma soprattutto poi in campo con la tua prestazione. Quindi diciamo più una paura della performance, della prestazione, che non una paura dello scontro, no? Di quello che può essere proprio... No, dello scontro, guarda, il mio ruolo, cioè io per essere sono una terza linea, soprattutto molto volta alla difesa, quindi a me piace proprio andare a placcare le persone alle caviglie, alle gambe, quindi non ho... Non puoi avere paura. Quella paura non mi è mai passata per l'anticamera del cervello, anzi... È la parte più bella per me. Okay. Cioè, passare in un istante da guardare l'avversario negli occhi a leggergli il numero delle scarpe è veramente incredibile, anche perché quando poi riesci a buttarlo a terra hai proprio la soddisfazione del gesto che hai compiuto. Quindi, no, per me è la parte più bella quella. Ok, perfetto. Beh, devo dire, insomma, io ho fatto la domanda sbagliata alla persona sbagliata. No, vabbè, giusto. Per citare un grande poeta, a Maxime gli piace a fare ammazzate. Esatto, sì, eh beh. Poeta barese. Che salutiamo. No, ma infatti quello che mi veniva in mente a me poi... avendo conoscenze dirette con rugbisti, tu hai detto, Maxime, hai iniziato a 8 anni, quindi veramente piccolo. Ho conosciuto ragazzi che hanno iniziato anche prima, anche da più piccoli, e penso che ci sia un limite, secondo me, entro il quale puoi approcciarti al rugby, che è quello sostanzialmente dello sviluppo dell'autoconservazione. Ok, certo, quella della coscienza. Che avviene intorno dire. Ai 10, massimo 12 anni, a un certo punto, mediamente l'uomo prende coscienza di se stesso. E la consapevolezza che può farsi male. Che può farsi male. Per questo, secondo me, e poi Maxime magari mi smentirà, poi conosco tanti invece delle old che si sono avvicinati dopo, ma... credo che nessuno di loro vada dritto a guardare il numero di scarpe dell'avversario, insomma, per fare una metafora. Quindi qual è secondo te invece il limite entro il quale qualcuno si può avvicinare al rugby? Tanto non prima dei... In realtà non, secondo me non c'è un'età precisa, anche perché, come dicevo prima, è tutta una questione attitudinale. Conosco, c'è un ragazzo della mia squadra, delle Zebre, che ha iniziato all'età di 15 anni per puro caso ed è riuscito a vestire la maglia della nazionale. Quindi diciamo che ovviamente ci sono anche delle eccezioni, però per me è soltanto una questione, appunto, di testa. Se sei predisposto, se sei abbastanza pazzo, diciamo che puoi tranquillamente placcare alle caviglie che tu abbia iniziato a due, perché adesso iniziano anche a 2-3 anni con il rugby tots, che è un'attività propedeutica al rugby, ma o che tu abbia 10-20 o che abbia iniziato appunto negli old, come dici tu, perché molte persone, e avevi ragione, iniziano a giocare a rugby old, che è l'attività che si fa dopo che bisogna finire smettere l'attività, diciamo, da professionista, che sarebbe quella di 42 anni. È quella fase della professione in cui il terzo tempo è veramente il tempo più importante, diciamo. Esatto, la maggiore importanza. Ma molti giocatori di rugby old sono gli stessi genitori che scoprono il rugby a un'età troppo... troppo alta per poter iniziare, iscrivono i propri figli a giocare a rugby e poi vanno loro a giocare a rugby old e a bersi birra con i compagni. Vabbè. Poi magari il figlio va dopo un po', se ne sono rotto. Sì, invece. Ma mi fa ridere il ghigno di Maxime quando ci racconta che lui si aggrappa le caviglie. No, ma mi diverte questo. Comunque, parlando invece anche dell'aspetto un po' sociale, no? Modellato sulla tua esperienza, proprio perché non è appunto, come abbiamo detto e ridetto, lo sport per eccellenza in Italia, quanto è difficile per un ragazzino che lo faccia a 2, a 8 o a 15 approcciare al rugby e comunque poi viverlo
man mano che va avanti, quindi man mano che diventa sempre più uno sport agonistico e poi dopo professionistico. Cioè, lo sport professionistico, sì, è una professione. È una professione, certo. Cioè, non è riconosciuto a livello sì, professionistico, no, esatto, come è sempre il solito discorso, certo. Ma immagino che Maxim si alleni almeno una volta al giorno. Più la partita, insomma. Ma non... insomma, alla fine viene trattato come. O fai altro, Maxim, nella vita? No, no, siamo tutti gli effetti, a parte burocraticamente, tutto, cioè siamo professionisti, giochiamo contro professionisti, quindi sì, è tutta una questione burocratica che prima o poi spero risolverà. L'anno scorso, esatto. ne avevano, era uscita come possibile soluzione, poi. Si è fermato tutto e speriamo prima o poi anche noi di venire tutelati da quel punto di vista. Però per quanto riguarda i bambini, prima dicevo appunto, adesso il rugby è cresciuto esponenzialmente rispetto a 20 anni fa, e alla fine è strano perché come posso dire, nessuno gioca a rugby, ma tutti hanno un amico che giocano a rugby, cioè è incredibile questa è vero questo, tutti conoscono il rugby. Sì, conoscono il rugby, tutti. Sai, no, c'ho il compagno di classe che fa pentathlon moderno. Beh, e tu magari ogni volta ti devi stare a ricordare. Invece no, il rugby, no, il rugby è molto diffuso, tutti. Ma è anche proprio seguito, se ti posso dire, apprezzato. E per il resto io non avrei mai pensato potesse diventare il mio lavoro, assolutamente. Per me era iniziato come una passione, un hobby, e così è rimasto. E diciamo che la mia carriera è nata quasi per caso, perché diciamo, non so raccontare tutta la storia, però sono verificate degli accadimenti per il quale alla fine ho esordito con la prima squadra della Grande Milano, cioè la squadra dove giocavo quando ero in quinta superiore. E appena finita quella stagione lì, appena preso il diploma, mi è arrivata una lettera da parte della federazione che mi invitava a questo raduno dell'Accademia Nazionale. Da lì è partito il mio percorso professionistico, chiamiamolo. Però non mai mi sarei aspettato che sarebbe diventato quello. Cioè, non ho mai detto ok, adesso voglio diventare un giocatore professionista. Quindi diciamo che serve sia una botta di fortuna, chiamiamola così, che alla fine dedizione, perché poi per un giovane passare da, come è stato per me, passare da una vita nella movida milanese dove eri abituato a uscire tutte le sere a fare le 3-4 di notte, tutto d'un colpo e nel giro di 3 settimane a dover vivere una vita dove ti devi svegliare alle 6, facevi, oltre a studiare, perché mi ero iscritto all'università, a fare 2 allenamenti al giorno, mattina, pomeriggio, andare a letto massimo alle 10 di sera, senza la possibilità di dover uscire perché dovevi essere pronto per l'allenamento la mattina successiva. E diciamo che molti arrivati a quel punto hanno detto, sai che c'è, forse non ne vale la pena così tanto in questo momento, e hanno lasciato. E lì si vede chi ha veramente voglia di arrivare da una parte e chi meno. Certo, è questo infatti, quindi altro che non professionistico, poi no, alla fine, come dicevi anche tu prima, no, l'impegno è tale e quale appunto a quello di una professione, poi manca quell'aspetto, quel sigillo burocratico che insomma arriverà, però effettivamente l'impegno è tale. Ma come dice lui, poi tanti desistono perché non hanno dei tornaconti eccetera, e lì si vede la vera passione, la vera voglia, che il vero proprio essere un atleta propriamente detto, non che vada a scapito a sminuire chi poi non sceglie o opta per un'altra strada, però effettivamente non tratta di atleta propriamente detto, perché non ce l'ha dentro. No, per una carriera d'atleta, poi professionista o non professionista, lo decidono i contratti, ma lo è di fatto, l'impegno è imprescindibile. Esatto. In uno sport come il rugby, magari mi permetto di dire che lo è, può esserlo a maggior ragione, perché non è di certo un tipo di attività fisica proprio che richiede, che possa richiedere l'allenamento 3-4 volte a settimana, come magari invece è per il calcio.
Esatto. E per e cui insomma bisogna farlo. Ah, scusami, no, a livello fisico poi ha pro e contro, nel senso che un altro sport tendenzialmente ha solo benefici. Il rugby ha benefici dell'attività, ma ha anche il contro dello scontro. E poi altri che si rompono prima del tempo, ci dice Siforem Mised. Interpreto che dalla chat ci fosse un passato rugbistico. Sì, sì, esatto, esatto. Scaduto causa infortunio. E Massimo, io ti volevo fare un'altra domanda invece, che poi riguarda sempre l'argomento, ma ti volevo portare proprio sul piano del competitivo, no? Quindi tu giochi nelle Zebre, una delle società insomma più importanti nel panorama del rugby italiano, e però insomma non so quanto il campionato per club poi italiano sia seguito. Sicuramente ha meno risonanza di quanta ne possa avere la nazionale, no? Per esempio, che quando gioca il Sei Nazioni comunque ha una certa risonanza. Invece non pensi che proprio per colmare questo gap che magari abbiamo con le altre nazionali si possa lavorare proprio sui club? Ovvero, mi chiedo, un bambino che si avvicina al rugby, come fa a avere dei punti di riferimento? Dove, come può trovarli? Questa è una bella domanda. Ti posso dire che in questo ovviamente la federazione penso abbia i suoi piani, ma i giocatori stessi devono cercare di pensare. Io molte volte mi sono fatto una domanda simile, una domanda del genere, e mi sono pensato, ma quando ero piccolo io, quali erano i miei stimoli? Adesso ti posso dire che con i social, adesso con Instagram, Facebook, noi possiamo veramente avere la possibilità di coinvolgere piccoli rugbisti che poi vorranno inseguire il loro sogno o meno, ma cercando di essere un esempio per loro. Quindi secondo me i social in questo momento possono essere di ispirazione. Ovviamente parlo del rugby, ma parlo in generale per gli sportivi o meno, ma soprattutto nel mondo dello sport questo tipo di informazione, di tecnologie può aiutare molto. E soprattutto, oltre a quello, anche lo sforzo di andare nei momenti liberi a solcare i campi da rugby, di farsi vedere. Io quando posso cerco di tornare nella società dove sono cresciuto, ma anche nelle altre società di Milano, dell'Inter, quando riesco cerco di andare, perché veramente con poco del tuo tempo libero puoi rendere un bambino felice e farlo sognare in modo che neanche ti immagini, perché noi tutti siamo stati bambini e noi sappiamo vedendo dal vivo un nostro idolo che cosa potesse suscitare in noi. Quindi secondo me la gente dovrebbe soltanto fermarsi un attimo a riflettere le sensazioni che provava da bambino e cercare di usarle in qualsiasi momento, anche dopo una partita, quando ci sono i bambini attorno al campo che vogliono, sono lì perché vogliono salutarti, perché vogliono un autografo, perché vogliono fare una foto. Cercate sempre di pensare dall'altra parte, perché anche voi siete stati bambini, anche voi siete stati quei bambini. Quindi veramente con dei piccoli gesti si possono creare dei futuri incredibili. Certo, anche perché infatti tu hai parlato anche di federazione, ma come dici bene, è più opportuno perché sai, un bambino che appunto vede il proprio idolo vive un'emozione, no? E quindi poi crea un legame dentro di sé, però bisogna crearli quegli idoli. Per creare quegli idoli, forse era questo anche, no, a cui ti riferivi tu, Giulio, per creare quegli idoli forse è più responsabilità, ancora prima che delle federazioni, proprio dei giocatori, perché poi forse è l'ultima catena, no, a partire dalla federazione, che però può arrivare alla gente, cioè è quella che poi è più a contatto gente, diretto, esatto, con le persone, no?
quella che... Perché è lui che crea, è l'atleta, no? Che crea, crea sì, lo sport. Sì, non che credo crea... che nessuno in cameretta abbia mai avuto appeso il poster di un di presidente di federazione, esatto. Oddio, forse di Malagò qualcuno ce l'ha il ma poster magari, in magari. Camera. Magari non proprio una cameretta, uno studio. Uno studio. Sono sicuro che in alcuni studi professionali il poster di Malagò... Ci sta. Ci sta, ci sta. Bene, bene. E, ma comunque, Maxim, tu sei anche cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica, perché Maxim fa molto volontariato. Lo hai fatto dopo, durante il lockdown. Ci vuoi raccontare quell'esperienza? Sì, diciamo che è stata a seguito del primo lockdown, dato che c'eravamo ritrovati tutti nelle nostre case senza la possibilità di uscire. A noi avevano interrotto partite, campionati. Tra l'altro, quando è arrivata la notizia, eravamo eravamo al Sei Nazioni all'Olimpico, perché stavamo preparando la partita contro l'Inghilterra. Quindi siamo tornati a casa e nelle notizie su giornali, telegiornali, e che già va soltanto, soprattutto oltre al coronavirus, il fatto che gli anziani fossero i soggetti più a rischio e dovevano restare a casa. Io mi sono chiesto, ma questi anziani, dovendo stare a casa, come fanno a procurarsi farmaci, alimenti, come sopravvivono? E quindi ho usato internet, che, come dicevo prima, in questa epoca veramente ci permette di collegarci con un click con milioni di persone. E quindi ho digitato tre parole semplici, che sono aiuto anziani Parma, e ho trovato un articolo che parlava di una collaborazione tra il Comune di Parma e la Croce Gialla per provvedere a questo tipo di servizi, quindi portare farmaci e alimenti a casa degli anziani. Quindi mi sono presentato lì, abbiamo iniziato. Tra l'altro ho scoperto che la maggior parte delle case di Parma è senza ascensore, quindi portando questi c'era proprio questi bisogno di tu ti sei enormi, allenato, hai continuato ad allenarti, facevo anche allenamento, esattamente. Però il fatto che dopo qualche giorno, dato che gli stessi volontari della Croce Gialla, molti di loro erano anziani, quindi non potevano prestare servizio in quel periodo, c'era bisogno di personale, quindi mi chiesero se mi sentivo in grado di poter effettuare un altro tipo di servizio, che sarebbe stato quello di trasportare persone positive dall'ospedale di Parma agli altri ospedali della provincia che erano stati adibiti a coronavirus. E diciamo che ho accettato subito, senza pensarci, mi sono buttato in questo mondo. È stato un periodo abbastanza duro, dove ho visto molta sofferenza, morti al quale non ero abituato, perché non era il mio campo. Però sono state tantissime le persone che sono attivate, sia nella mia stessa croce, ma abbiamo visto una sorta di scusate, questo è mio figlio. abbiamo visto una sorta di collaborazione e cooperazione in tutta Italia, se non addirittura nel mondo. Quindi sì, questa onorificenza che ho ricevuto sicuramente è stata un onore, soprattutto pensando a che cosa potessero pensare i miei genitori del proprio figlio. Ma come ho sempre detto, io ho iniziato in quella croce quando ricevetti quella onorificenza. Avevo iniziato da 3-4 mesi, e invece c'erano tantissimi volontari, sia nella mia croce che in altre, da anni, senza che nessuno ringraziasse loro di nulla. Quindi l'ho presa come un modo per portare avanti, continuare a fare volontariato anche dopo la fine della pandemia, la fine dell'emergenza, ma ho sempre cercato di condividerla con tutte quelle persone che veramente cercano da anni di dare il loro contributo alle proprie comunità, anche solo con un semplice gesto, con un semplice uso del proprio tempo quotidiano. Beh, è anche giusto che queste persone poi possano avere anche un volto, no? Una rappresentanza, o qualcuno che ne racconta il lavoro quotidiano. E su questo indubbiamente Maxim, come in tanti altri, è un valore irrinunciabile.
per il volontariato. E non solo per il volontariato, perché Maxime, devo dire, è molto attivo proprio nel sociale. Infatti tu hai detto la parola comunità prima, te sei molto presente in quella che ritieni la tua comunità, no? E che poi siamo tutti noi, nel senso che poi siamo una comune, se vogliamo. E tu combatti, per esempio, molto il razzismo sui social, e quindi mi hai dato tu un po' un gancio quando hai detto sempre tramite internet, perché poi oggi è vero, con un click noi possiamo veramente, non ti dico risolvere, ma arrivare dove vogliamo, no, con internet. E proprio tramite i social, se non sbaglio era verso ottobre quando c'è stato quell'episodio nei confronti del giocatore Koulibaly, un episodio razzista da parte della tifoseria avversaria, tu ti sei schierato in sua difesa. Ecco, penso che il razzismo viva nel quotidiano, ok, ma nello sport, diciamo, assume un volto più netto, perché diventa più sotto gli occhi di tutti e quindi ci tocca di più effettivamente. A che punto siamo da quel punto di vista, secondo te? Cioè, c'è ancora una strada lunga da combattere? Hai visto, diciamo, un'evoluzione da quando tu hai iniziato a praticare sport? In realtà è una questione molto, molto difficile, molto, molto delicata. Purtroppo il razzismo, cioè, non possiamo negarlo. Però a volte per me bisogna differenziare razzismo da ignoranza, perché molti ormai usano questo pretesto degli insulti razzisti perché è quasi una moda, ma se tu vai a chiedere loro il perché usano proprio quei termini, loro non riescono neanche a risponderti da dove vengono quei termini, da dove viene tutto, non conoscono il colonialismo, le deportazioni, tutto quello che c'è stato, le lotte che ci sono state, quindi diciamo che a volte è quasi più ignoranza che razzismo, però il razzismo sicuramente è presente. Il fatto è che per me, a prescindere che non ci dovrebbe essere da nessuna parte, ma nello sport non ha veramente senso, perché essere sportivo, oltre che evidenziare una persona che fa sport, vuol dire essere leale, avere rispetto, cioè include tante di quelle parole in senso positivo, che è impossibile che nel 2022 si sentano ancora negli stadi cori sia di razzismo ma di odio in generale, cioè certo. non ha senso, anche perché alla fine condizionate tutti quei, non condizionate voi ovviamente, cioè rivolto a queste persone, condizionate tutti quei bambini che sono lì per cercare soltanto di divertirsi, di crescere, di imparare, magari sono lì con i loro genitori, si devono sentire queste parole, queste offese, li condizionate soltanto a crescere da questo punto di vista, cioè non ha, per me è una cosa insensata. Ovviamente non dico che non sono propenso alle critiche, perché criticare è un'altra cosa, però un giocatore per un rendimento negativo è un conto, ma quando si sfora quel limite non è accettabile. Secondo me questo si può combattere soltanto con dei gesti positivi, a partire da, se vogliamo nominare i più recenti, la situazione di George Floyd, con la gente che ha iniziato a inginocchiarsi, a cercare di dare un segnale. Cioè, quelli sono segnali che ovviamente non devono essere imposti, perché ognuno deve avere il diritto di scegliere se supportare o meno la causa. Anche perché gente può avere quel pensiero, ma non voler esporsi pubblicamente, perché alla fine siamo fatti tutti diversi, quindi ognuno la pensa nel proprio modo. Non si può imporre non si possono imporre le cose, però sicuramente quei gesti, i gesti positivi, sensibilizzare su queste tematiche può aiutare a modificare questa situazione in senso positivo. Beh, chiaramente, insomma, come dice, la critica è una cosa, questa è un'altra, ed è bene che chi ha un ruolo pubblico, perché poi un atleta appunto assume una responsabilità sociale perché ha un ruolo pubblico, viene conosciuto, insomma, sensibilizzi positivamente rispetto a certi temi, a certi valori, che poi è un po' quello come abbiamo iniziato la nostra intervista, ai valori del rugby.
Bene, Maxim, per me è tutto. Ci siamo detti molte Anzi, cose, veramente detti è stata tantissimo. Una chiacchierata molto piacevole. Grazie per averci aver condiviso con noi anche i tuoi pensieri, insomma, le tue esperienze. Questo quello pregna di contenuti, devo dire. La, sì, cosa, sì. Più, la cosa più importante. Ecco, l'unica cosa che io ho condito del rugby è sto cucchiaio di legno, veramente una cosa un pochetto svilente che danno all'ultima classifica. Però è che rosico che ci abbiamo avuto noi dell'Italia, capito? Ah, ecco perché eri tu a darlo agli altri come ti piaceva. Ci siamo fatti un servizio, adesso dall'anno prossimo cerchiamo di tirarli per bastonarli. Bene. Esatto, ti sento bello combattivo. Bene, bene, è il giusto spirito rugbista. Grazie Maxim, e insomma grazie alla prossima. Alla prossima Maxim, intanto ci risentiremo sicuramente. Un abbraccio, ciao, un abbraccio ancora in bocca al lupo per tutto il resto.